Gentili telespettatori, buona giornata. Continua lo scontro a distanza tra Massimo Giletti ed Enrico Mentana. In realtà Mentana non ha detto niente contro Giletti nello specifico, ma Giletti si è sentito preso in causa, messo in causa. Perché? Perché Mentana dice io non invito i Novax in televisione. Venuto fuori un polverone. Tutti, la gran parte dei giornalisti gli hanno risposto anche da Mediaset perché si sono sentiti chiamati in causa. Come non inviti Novax? Tu devi dare pluralità di informazione, sennò no che giornalista sei? Ma eh, Mentana dice che eh, alla fine, come vi ho sempre detto anch'io, nei programmi televisioni di televisione. Ormai il tema principale è questo. Novax, vax, vaccinazione obbligatoria, non obbligatoria. Invitano il Novax e invitano il Sivax per farli litigare. Più litigano meglio è per la televisione, per il programma televisivo nello specifico, perché l'italiano medio vuole vedere le litigate, le gridate. Il, il conduttore che va col monopattino e grida alla telecamera, un po' quella che viene chiamata la televisione trash, non la televisione che ti dà un messaggio informativo, che ti fa capire qualcosa, una sorta di intrattenimento di basso livello. Ecco, la televisione trash è l'intrattenimento di basso livello, quella che viene chiamata la televisione spazzatura. Perché televisione spazzatura? A volte nonostante ci sia il conduttore blasonato, il famoso giornalista, tutti a guardare in prima serata il programma del famoso giornalista, e poi ti rendi conto che dopo dieci minuti gli ospiti cominciano a gridare, a parlarsi sopra, tu non capisci niente, no, sei tu che non capisci, mi alzo e me ne vado, tutto nell'ora di punta, quando c'è il maggior audience, dove le pubblicità pagano di più. E poi le pubblicità pagano di più anche in base al numero di ascolti, quindi il conduttore insieme alla televisione di riferimento sono interessati al numero di ascolti, perché da lì dipende la parte economica, la parte contrattuale per il conduttore. Ecco la logica del business c'è dietro il pollaio che fanno tutti i giorni in televisione e i conduttori televisivi sono più o meno costretti a creare ogni giorno questi pollai perché la gente vuole vedere il pollaio la gente vuole vedere quel tipo di televisione ve l'ho sempre detto qua su youtube c'è un canale che fa eh, princip parla principalmente di tragedie e ha tantissimi iscritti e tantissime visualizzazioni è un programma improntato solo alle tragedie solo quello e la gente lo guarda lo guarda, la gente cerca le tragedie, la gente in televisione cerca tragedie e gente che grida. È un po' di basso livello, vero? Eh, lo so, però questo è l'italiano medio, quello che dicono le statistiche. Ed è per questo che i programmi si adeguano e mettono in scena quello che il pubblico vuol vedere. Cioè la televisione non è che mette un programma che gli piace, che gli sembra culturalmente, no. La televisione imbastisce un programma in base a quello che è eh, il telespettatore medio. Il telespettatore vuole vedere quello e noi glielo facciamo vedere. Se è quello che fa, ascolti, noi facciamogli vedere quello. Mentana, eh, però, con il termine Novax ha messo dentro tutto. Ecco, io lo dicevo l'altro giorno in un, in un video. Il, il discorso di mentana era questo no? io invito in televisione chi è a favore di questo e poi di qua metto uno che è contrario a questo al protettore per il cellulare questi sono a favore questi sono contrari do spazio a tutti tutti possono parlare tutti possono dare le loro opinioni però se io metto da una parte di qua metto quelli che criticano questo oggetto e quelli che sono a favore. Li metto tutti di qua. Quelli che lo criticano e quelli che sono a favore. Di qua metto quelli che negano l'esistenza di questo oggetto. E Mentana dice io non invito chi nega l'esistenza di questo perché qua esiste, non me lo puoi negare. Che senso ha fare un programma quando devo invitare una persona che nega l'evidente? cosa serve? Quella è, 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 è informazione invitare uno che nega l'esistenza di questo solo per farlo litigare con gli altri e solo per fare audience questo secondo me voleva dire mentana solo che lui non ha detto questo che vi sto raccontando io ma ha detto no i in, in televisione quindi torniamo nel primo caso quelli che dicono questo mi piace e questo non mi piace questo lo faccio e questo non lo faccio perché il sì vax semplificando è quello che Dice di, eh, che si vaccina e di qua c'è quello che dice non mi vaccino. Dicendo Mentana io non invito quelli che hanno questa opinione, è sbagliato. Ma io credo che lui voleva andare al secondo caso. Non ha specificato bene. Io invito quello che discute su questo, non quello che nega su questo. Perché infatti la seconda parte del suo discorso era proprio questa, che vi dicevo io. Io non invito quelli che negano l'evidenza. Quelli che vedono complotti dappertutto, non li invito, però lui ha parlato di Novax, ha, fatto, ha utilizzato il Novax eh, assimilandolo alter, alla, alla persona che nega l'evidenza. In realtà sono delle cose che possono anche sovrapporsi, ma realmente il Novax non è quello che nega l'evidenza, è quello che non si vaccina, per diversi motivi. Ecco. Ehm, pertanto eh, Giletti dice a Mentana, ma lui fa i TG, noi facciamo programmi. Ecco qua la differenza. Mentana fa i TG, non è obbligato dalla rete televisiva o oh, spinto a invitare Novax per fare ascolti televisivi in un telegiornale. E Giletti dice, eh, noi facciamo programmi. E eh, lì c'è tutto il discorso, noi facciamo programmi di intrattenimento. Tenimento. Il TG è un programma informativo, i programmi gli altri sono di intrattenimento, non sono di divulgazione culturale, scientifica, storica, sono dei programmi per passare il tempo. E se gli italiani per passare il tempo vogliono se vedere le litigate, le tragedie e la gente che grida, che si alza e se ne va e il conduttore che vi passa davanti col monopattino o che grida alla telecamera. E allora la televisione manda in onda dei programmi che gli italiani vogliono vedere. E questo è il momento clou di invitare la vicequestore, quella cacciata, da invitare quello che dice delle, delle altre cose, in modo da creare l'ambiente perfetto per delle grandi litigate televisive. E poi questi personaggi se li, se li scambiano, non è solo invito io, eh. ha litigato bene l'altra volta. Adesso spero che da me gli invito dall'altra parte quell'altro che è agguerritissimo, no? così facciamo un bello scontro epico e gli ascolti schizzano in alto. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.